Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 2 giugno 2022, festa della Repubblica. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Dove spesso le regole vengono cancellate da comportamenti superficiali, dove l'interesse privato prevale su quello pubblico e dove spesso ci si divide per forme di egoismo, la festa della Repubblica è un po' come una grande madre dal cuore aperto e generoso, perché la forza di un paese si esprime attraverso un amore costante, fatto di piccoli passi quotidiani. Basta fango, vogliamo la pace. Viva l'Italia, viva la Repubblica. Dispiace che nella nostra città non sia stata prevista alcuna celebrazione. Si fa seguito alle diverse lamentele dei cittadini riguardo le pessime condizioni in cui versano le strade e i marciapiedi della nostra città. Questa volta a segnalare altre problematiche sono i fratelli Maria e Natale Pecere, che continuano a rispettare l'impegno preso prima e durante il loro mandato di consiglieri comunali. A tal uopo scrivono alla commissione straordinaria, al dirigente dei lavori pubblici e al dirigente della polizia municipale. In via Dottor Filippo Anglani, civici 2129, strada comunale in contrada Ramunno, i marciapiedi e la pavimentazione stradale sono totalmente deformati da gibbosità derivanti dalle radici dei pini. Mentre nel tratto di marciapiede in largo risorgimento che costeggia il cantiere della nuova ala dell'ospedale, si riscontra il cedimento della base che sostiene la recinzione prossima al crollo. Tale situazione compromette la circolazione stradale e l'incolumità dei pedoni. Pertanto i destinatari se ne facciano carico. Scendono a 116 i casi di cittadini positivi al Covid-19 nella nostra città, secondo l'ultimo report dell'ASL alla data del 29 maggio. Nei comuni viciniori si registrano 184 casi a Fasano, 79 a Carovigno, 83 a San Vito dei Normanni, 89 a Cisternino e 79 a Ceglie Messapica. Gli sguardi che non puoi raccontare è il nuovo romanzo di Caterina Andriola presentato presso il Relais Sant'Eligio. Ha dialogato con l'autrice il professor Ettore Catalano, ordinario di letteratura italiana. Intervenuta la pittrice Fiorella Turco, Antonella Colucci e Giuseppe Marzio hanno curato le letture. Buonasera, sono Caterina Andriola e questa sera presso il Relais Sant'Eligio presento il mio nuovo libro, questa volta è un romanzo, mi sono dedicata precedentemente alla saggistica e alla poesia, questa volta invece mi sono sperimentata nella narrativa. Questo romanzo nasce da un quaderno che ho ritrovato, era un racconto scritto 20 anni fa, l'ho ripreso e ho romanzato sulla storia di una donna, che è la storia di più donne in cui vengono affrontati temi importanti che sconvolgono il nostro tempo e tematiche importanti come può essere la manipolazione affettiva, l'abuso, il bullismo, i disturbi alimentari, quindi problematiche che infliggono purtroppo il nostro tempo e in cui tutti possiamo riconoscerci. Credo che questo romanzo breve di Caterina Andriola potrà sicuramente offrire una bella materia di riflessione al lettore, perché narra, è in parte un romanzo di formazione, ma poi diventa presto una avvincente storia che ha al centro una donna e le problematiche legate al vivere oggi di una donna intelligente che è in cerca della sua realizzazione come donna e anche probabilmente come artista. Quest'oggi dalle 10 alle 13 al Parco di Agnano, escursioni alla scoperta dell'olio nell'antichità, visita alla Grotta della Maternità insieme ai giovani dell'Istituto Agrario che presenteranno la loro produzione di birra artigianale. Prenotazioni al 329 166 80 64. Il bollettino di ieri registra 1206 contagi in Puglia e 3 decessi.
101 casi Covid nella nostra provincia. Nel nostro ospedale Covid sono ricoverati 6 pazienti in medicina interna e nessuno in pneumologia. Si è spento all'età di 83 anni Angelo Basile. La celebrazione esequiale oggi alle 9.30 nella parrocchia di San Luigi Gonzaga. È deceduta all'età di 89 anni Giovanna Cazzorla. La celebrazione esequiale oggi alle 10.30 nella chiesa di San Luigi. Sentite condoglianze alle rispettive famiglie. La farmacia Dalò effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo tempo stabile, caldo e soleggiato, temperature in ulteriore rialzo con massime fino a 35 gradi, venti deboli a prevalente regime di brezza, mari calmi. Citazione odierna: l'unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla. Grazie per aver preferito la nostra informazione.